Ciao a tutti guerrieri e guerriere Sailor, io sono Ferdinand e sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi questo video è un vlog aggiornamento. L'ho registrato giovedì 14 giugno 2018, ma voi lo vedrete probabilmente i giorni dopo, cioè il venerdì 15, il venerdì e sabato 16, domenica 17, oppure addirittura lunedì 18 giugno, quindi lo vedrete nei giorni dopo. Questo è un piccolo aggiornamento. Come sapete, io ho fatto una breve pausa questa settimana perché appunto sto facendo molte cose. Ho ripreso a studiare per un esame all'università che ho intenzione di fare il 10 settembre perché sono 4 libri. Un libro ce l'ho in prestito dalla biblioteca della mia facoltà e mi scade il prestito il 5 luglio, però sto quasi a metà libro, quindi anche se ho fatto delle fotocopie a metà, però sto leggendo e ora cercherò di fare delle fotocopie prima che scade, se no mi tocca riprenderlo in prestito prima dell'esame, cioè nel periodo agosto-settembre. Ora vedremo un po'. Un altro libro l'avevo fatto vedere su Amazon, l'avevo acquistato, e altri due li acquisti, cioè li devo acquistare ancora su Amazon, quindi finiti questi due e altri due. Questo che è un prestito insieme a quell'altro, un altro, sono 18 euro, costano e io non sono ancora riuscito a trovare. Se nel caso non ce la faccio alle fotocopie, nei prossimi mesi, o a settembre, o agosto, o a luglio, comprerò. A giugno e probabilmente io comprerò due libri, quindi gli ultimi due libri, e da ieri? Sì, cioè da un paio di giorni sono andato mattina all'università, quindi studio, vado al secondo piano della sede principale, non nel mio dipartimento di storia, ma in un'altra parte. Faccio i riassuntini, faccio questo, scrivo tante di quelle cose. Il dente mi fa male, alcune sì, alcune no. Mercoledì 20 ci sarà l'estrazione la mattina, quindi me sarà tolto finalmente, e come sapete per tutta la giornata il sangue mi cadrà dal buco del dente mancante, del secondo dente mancante, quello che mi devono fare, però poi antibiotici, questo però finisce l'incubo, perché questa caride è più di un mese che non mi permette di mangiare, a volte neanche la notte dormire, sono molto sollevato. Nei prossimi giorni, a parte questo video, dovrò caricare altri video che sono sicuramente una review delle Funko sopra, delle Funko Pop, volevo dire, dei fan box, mi ero confuso, le Funko Pop delle Sailor Pluto o Sailor Saturn, vedremo, i preferiti di maggio, oggi ho scritto i preferiti, quali sono di maggio e quelli di giugno, quindi nel quaderno dell'agenda rosa, diciamo così. La Filofax la devo ancora aggiornare, ma non ho avuto ancora tempo. Devo ancora scrivere appunti su questo volume e continuare a leggere questo, quindi sono rimasto a metà. Ora vediamo un po' se in questo weekend riesco a staccare. Sono arrivato, ho visto su YouTube molte persone il video, quello lì che avevo fatto vlog, arrivederci ragazzi, addirittura 23 like, addirittura 23 like, non mi aspettavo che quel video fosse di tanti like. Ho visto che siamo cresciuti di 4-5 persone in più e sono arrivato a 666 iscritti e sono molto contento, perché questo significa
da quel video, era l'ultimo, stop, 4-5 persone mi hanno lasciato dei commenti, vabbè, di sostegno, eccetera, eccetera. Fa caldo, quindi ora devo staccare il video perché poi devo andare, devo uscire. Siamo tornato con lei da giù, l'ho portata fuori e io spero di registrare i preferiti, una review delle due, una delle due Funko Pop questo mese. A fine mese acquisterò la The Fun Box di luglio. Evil mi sembra Joker dall'immagine che ho scelto, quindi ritornerà alla The Fun Box a luglio. È stata slittata su Amazon, dice disponibile prima il 13, cioè ieri, e ora il 21 o il 22 è disponibile questo manga di Sailor Moon, il numero 8, dove c'è Eterna Sailor Neptune, da 3,99 hanno Amazon 4,70, però alla fine, diciamo così, io lo prendo lo stesso, perché appunto devo prendere anche due libri per l'università, eccetera eccetera. Non so cos'altro aggiungere. La mancanza di YouTube di fare i video, poca l'ho sentita, poca, perché mi sto concentrando su altro assolutamente. Quindi dopo che ho letto metà libro lì all'università, la mattina ti stai così, ti alzi, ti senti la testa tutta, e quindi poi c'è la bottiglia d'acqua, una bottiglia d'acqua e che mi aiuta molto perché io sudo parecchio. Poi c'è le salviettine umidificanti della coppa che sudo, quindi mi aiutano molto. Poi devo andare in bagno 3 volte, quando arrivo metà e quando vado via all'università, non si sa per quale, forse l'acqua, bevendo l'acqua li vedo. Poi prendo il mio caffè, giù c'è, i distributori prima erano fuori, adesso che hanno messo i tornelli con la carta della tessera della biblioteca, io devo passare all'entrata e all'uscita con i tornelli, e hanno fatto, secondo me è stato bene mettere dentro i distributori del caffè, delle bibite, dell'acqua, perché fuori, essendo un ex convento, la sede qui, andavano tutti, i senza tetto, gente che non apparteneva all'università, andavano ad chiedere i soldi. Una volta mi è capitato anche a me, dei tizi strani che volevano prendere l'acqua, il caffè, questo e quello. Essendo dentro l'università, la facoltà, solo le persone che sono addette all'università possono giustamente prendere tutto quello. Sono molto contento perché sopra hanno fatto una nuova sala, libreria, lì vado a studiare. Io non ci vado il pomeriggio perché alle 7 chiude la facoltà e non riesco a coincidere con gli autobus, essendo la mattina mi trovo molto più meglio. Tutto qui. Da Facebook a Instagram, io avevo messo una foto stories con che ero lì a studiare, penso oggi, giovedì. Da Instagram a Facebook, Telegram, per poi arrivare ovviamente a Sailor Moon Fans, che è affiliato ad Amazon. Il mio secondo canale, gestito insieme a Framore Matechan e Luca Metabrixia, i random Tuber Boys, e i canali dei ragazzi di Sailor Team, da Chiaraccio a Framore Matechan, i fratelli Kik, Topanime Z, Trice, Luca Metabrixia, Sergio Livorsi, Fumetti di Max, e li ho detto tutti. E noi ci vediamo probabilmente o con i preferiti o con una di quelle due Funko Pop che vedete sopra la mia testa. Avevo intenzione di fare una non so, comunque sono riuscito a vedere, non so se riuscite a vedere, comunque ci sono, eccoli lì, li vedete? I puffi della Sbabam. Vi do un indizio, ero indeciso, sono indeciso se fare un video
dedicati ai puffi della Sbabamba, o in questi giorni o in futuro. Quindi vi do un indizio che molto presto uscirà sul canale un video dedicato ai puffi della Sbabamba. Noi ci vediamo chiedo scusa, noi ci vediamo probabilmente. Questo video insieme a altri video saranno messi o domani, cioè non so se questo video uscirà domani e, e sabato, o tra sabato e domenica e lunedì usciranno altri due video, o solo un altro, un secondo video, altri tre, altri due, perché comunque sto tre, boh, non lo so. Ciao ciao ragazzi.